Terminata a Pozzallo lo sbarco di 264 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza a poche miglia dalla costa, la loro nazionalità dimostra che bisogna porre attenzione anche alla cosiddetta rotta orientale e quanto recentemente affermato dal sindaco Roberto Ammatuna reduce da un sopralluogo al porto e all'interno della struttura di accoglienza cittadina. Si tratta di migranti di nazionalità bengalese, pakistana, siriana, egiziana e libica che sono stati trasportati con un barcone in pessime condizioni. Tutti i migranti si trovano in discrete condizioni fisiche, anche se molti di loro sono stati affetti da scabbia e soltanto uno è stato trasportato in ospedale per un'emorragia del caporale. Ma questo non è l'unico sbarco della settimana. Giovedì scorso invece arrivarono 83 persone a bordo della nave ONG Louis Michel. Si era trattato di due interventi in acque libiche operati dal personale di bordo della nave tedesca. Il primo salvataggio a circa 15 miglia dalla costa libica ha visto protagonisti 53 migranti a bordo di un gommone. Le operazioni si sono svolte con mare calmo e senza alcun intoppo. Ben diversa la situazione per l'altro gommone, dove erano stipati 30 migranti, intravisto a 12 miglia dalla costa libica, con la presenza, stando a quanto riferito, di alcuni militari della Guardia Costiera libica che hanno tentato di far affondare il barcone non riuscendovi. Gli operatori della ONG tedesca hanno velocizzato quindi le operazioni, lasciando il gommone e i militari libici al loro destino. Abbiamo avuto il panico, hanno raccontato i migranti agli operatori dell'ONG, che se non foste venuti avremmo temuto anche il peggio.